auspica una sinistra tutta unita. Jacopo Lillini, esponente di SEL, ospite questa mattina a Sveglia Trieste, il quale, commentando le parole di ieri di Marino Sossi, che di SEL ne era un esponente in consiglio comunale fino a qualche mese fa, ha fatto il punto sulla possibilità di vedere i partiti della sinistra ritrovarsi sotto un progetto condiviso. E se da un lato SEL e Sinistra Italiana potrebbero trovare una sorta di accordo, comunque non facile, Lillini è meno possibilista riguardo all'adesione di Rifondazione Comunista. Stiamo parlando del centro-sinistra, perciò andiamo dai cattolici moderati fino a Rifondazione. Di conseguenza è ovvio che su alcune cose bisogna trovare un compromesso, però secondo me è l'unica strada. Questo ce l'ha insegnato la storia passata. 5 anni fa abbiamo vinto perché non c'era nessuno, eravamo tutti insieme, c'era Rifondazione, c'eravamo noi, e invece questa volta ci siamo presentati divisi, abbiamo dimostrato, secondo me, che non paga. All'evento che raccontavo di febbraio sono stati invitati tutti, poi Rifondazione Comunista con i Comunisti Italiani hanno rifondato il Partito Comunista in Emilia, perciò di conseguenza l'invito era stato esteso. Poi se si riuscisse a fare un'unità, sarei la persona più felice, contenta del mondo, visto che, come tutti quanti le persone del centro-sinistra, della sinistra italiana sanno, la cosa migliore che ci riesce è dividerci, spezzettarci. Le ultime elezioni dovrebbero darci una lezione, che perciò correre con 3 candidati sindaci che vanno dal centro alla sinistra, cioè Furlanic, Sossi e Cosolini, non ha pagato.